Ciao! Da quant'è che non faccio un video vlog? In realtà è stata una cosa improvvisata, ci ho pensato all'ultimo, infatti mi stanno guardando male. E sono anche davanti al camino che mi brucio le chiappette. Comunque, ho pensato che siccome domani partiremo lontanissimo, ben un'ora e mezza di strada da casa, per 2 giorni e andremo sulla neve. E quindi ho pensato, ma perché non fare un vlog sulla neve? Perché non documentare tutto? O magari almeno provarci. Sì. Non mi guardare così, per favore, già è imbarazzante. E c'è un'altra novità, tra l'altro, che adesso vedremo subito. Staccherò questa clip e quella successiva vedremo se ci sarà differenza. Non ve lo dico prima, vediamo intanto se la notate e poi dopo vi spiego. Ed ecco la clip successiva che non so onestamente se noterete le differenze. Aspetterò qualche secondo prima di dirvi cosa, così magari vediamo se poi ve ne siete accorti. Mi raccomando, non barate, scrivetelo sotto nei commenti se avete notato una differenza. Tra l'altro qui con me ci sono tutti gli Avengers, e anche Papa Troll in TV. Va bene, adesso ve lo dico anche perché si è visto. Ragazzi, mi sono comprata il microfono che si attacca al telefono e dovrebbe migliorare l'audio. Quindi sono veramente curiosa di sentire questa clip e quella precedente per vedere effettivamente la differenza. Fatemi sapere sotto se notate. Comunque, detto questo, scusate, perché è un po' scomodo però col fatto che ci sia appunto attaccato là, così, okay, così lo tengo così. E che vi stavo dicendo? Non lo so, non me lo ricordo più. Comunque, in ogni caso, adesso io mi vado a sistemare, mi vado a struccare. Ora che me lo sono ricordata, perché ragazzi, vi devo confessare che io non mi strucco. Lo so, è una cosa bruttissima, però capita che non mi strucco. E poi mi sveglio come un panda, sì, ragazzi. Anche se questo eyeliner è una potenza, anche se ora in questo momento è rovinato. Ma in realtà, vi giuro, sembra un tatuaggio. Io qua veramente mi abbrustolisco le chiappette comunque. Va bene, ragazzi. E niente, penso che ci vedremo direttamente domani. Magari vi lascio qualche clip delle valigie pronte. Sono veramente gasata. Non vedo l'ora, che bello. Anche perché molti di voi l'hanno capito, ma io abito in Sicilia, praticamente sulla spiaggia. No, però vicinissimo, comunque 5 minuti dal mare, e quindi qui non nevica mai, quindi per vedere un pochino di neve dobbiamo salire un po' più in montagna e quindi ci facciamo 2 giorni relax, così Leonardo la vede per la prima volta. Io l'ho già vista un paio di volte, però raramente, è sempre bello cambiare un attimino ambientazione. Va bene, ci vediamo alla prossima clip. Ciao! Ci siamo! Ci siamo! Siamo per partire, vero amore? Dove andiamo? La neve. La neve! A fare? Il pupazzo di neve. Siamo pronti? Sono le 9:30 alla fine, abbiamo fatto un po' tardi, però va bene. Almeno non è isterico, perché se facciamo le cose in fretta poi viene. Ah! Rimetti la pallina! Comunque, e quindi niente, adesso partiamo. Abbiamo caricato la macchina, ci siamo vestiti, ci siamo preparati e ora si parte. Vuoi fare del tuo zainetto? Girati. Ma com'è bello, perché dentro abbiamo, chi c'è dentro? Ultra e Spin e Ghosting e Spider-Man Sì, e sì. Spin e Hulk e Basta dirgli una volta, Ghosting. sì. Uno ce n'è di ognuno. Va bene, noi andiamo adesso. Ok, non so che ripresa verrà, tutto movimentato. Tra l'altro inizio, entriamo in galleria. Comunque, siamo per strada, finalmente siamo partiti. Aspetta, va. Aspetta che usciamo dalla galleria, se no non vedo niente. Ok, siamo fuori dalla galleria. Siamo partiti finalmente. A distanza di un'ora sono le 11:20 e non so a che ora arriveremo là, ma va bene.
Comunque c'è una bella giornata, c'è il sole e premette bene, quindi vedremo come procederà. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Aggiornamento delle 12 e 4 minuti. Leo, aiuto. Lui si è fatto una bella dormita e siamo arrivati. Si vede la neve, guarda. Oddio, vediamo se riesco a farvela vedere. Sì, vabbè, l'avete vista sicuramente dalle clip. Siamo vicino e mancano. Che c'è amore? Stiamo per scendere. Sto arrivando. Mancano 4 minuti e scendiamo. E poi ci sistemeremo in camera e vedremo di andare a mangiare, perché mamma mia che fame che ho. Tra l'altro volevo dirvi, mi sono scordata di dirvelo, che ho portato una carota, perché dobbiamo fare un pupazzo di neve. Vero? Niente, vabbè, si è svegliato ora, poverino. E quindi adesso la cosa principale, obiettivo principale, vabbè, sistemarci, ma quello non è una cosa primaria, mangiare, perché ho famissima. A questo punto, dopo essere arrivati in albergo, esserci sistemati, aver sistemato tutto, siamo andati a mangiare con abbastanza urgenza perché avevamo famissima. Dopodiché, senza aspettare troppo, siamo saliti direttamente sulla neve per approfittare delle ultime ore di sole. Siamo stati un po', abbiamo giocato, abbiamo fatto un pupazzo di neve. We'll be right back.
dopo siamo tornati in albergo ed è qui appunto che vi lascio al tour della camera. Stanchissima ragazzi, siamo arrivati. Allora, in realtà c'è un po' di differenza di tempo perché siamo entrati in albergo, abbiamo lasciato le cose, siamo andati subito a mangiare e poi, come avete visto, siamo andati sulla neve. Adesso siamo tornati in albergo e vi faccio vedere la stanza, che bellissima. Vabbè, questa è la porta da cui si entra, questa è la visuale, c'è un armadio appena si entra, molto carino. Qua si mettono belle cosine, qua ci sono tutte le nostre cose ragazzi, quindi un casino. E qua c'è il mini bar, tra l'altro ero curioso, non l'ho neanche aperto. Ci sono un pochino di cose. Allora, poi tra l'altro non mi ricordo di qua, vabbè qua ci sono delle cosine da mangiare ma non si vede, vabbè, ciao. Di qua c'è pure la cassaforte, le nostre cosine, già comodino, l'accendo il pannolino di Leonardo. Il letto, tra l'altro, è molto molto carino, molto tipo moderno. Ecco qua, è piccolino però. Là c'è la culla. Qua questa scrivania bellissima di legno, tra l'altro molto molto bella. Bicchieri, tra l'altro però non c'è niente da bere. No, bene nel frigo bar, dai. Il comodino, sempre di legno. Guarda che bellina questa luce. Vabbè, qua c'è la TV. Speriamo che si riesca a girare bene verso... Sì, sì, c'è il braccio verso il letto. Una sedia. E niente. Questa è la stanza, anche da questa visuale. E adesso Leonardo e Stefano sono in bagno. Adesso... escono, così vi faccio vedere pure il bagno. Leo, facciamo vedere il bagno, vediamo cosa c'è in questo bagno. Oh, un lavandino, una tavoletta del gabinetto alzata. Ecco, così va meglio. Lì c'è un'altra sonia. Leonardo, vieni, accompagnami. Tra l'altro bellissimo questo lavandino, sembra tipo per farsi lo shampoo quando vai a farti i capelli dalla parrucchiera. Comunque la doccia, bella capiente. E niente, qua c'è un asciugamani con... E questo, questa sedia, questi dettagli in legno sono veramente molto belli. C'è pure il phon. Leo, apri la porta, usciamo. Mi apri la porta per favore. No, di qua, non la, la porta della doccia. Vieni, dai, fammi, aprimi la porta di qua. Per favore. No, non c'è bisogno, devi solo spingere. Ecco. Grazie. Saluta. Ciao. Ciao. Noi adesso ci riposiamo. No, ci riposiamo. Noi siamo pronti e adesso andiamo a mangiare. Ci siamo cambiati un pochino così, tanto per... Dove andiamo? Sì. Con noi c'è anche un'altra bambina, quindi Leonardo. Leonardo, posa la spazzola. Oh yeah! Wow wow! Andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare. Andiamo, no? Sono stanchissima, non potevo di mangiare e tornare a... Dopo esserci riposati e sistemati un pochino, siamo scesi sotto direttamente nel ristorante dell'albergo. E ragazzi, il menù era veramente molto sofisticato. Io ero pure a dieta, quindi un casino, veramente. Cioè, in realtà lo sono tuttora a dieta, ma... Io ho preso un primo a base di ravioli e ricotta e salsiccia, perché mi sembrava l'unica cosa normale di quel menù, perché veramente c'era anatra, non mi ricordo con cosa, l'asino, asina... C'era asina col cioccolato.
No, non fa per me questa cucina. Oh, scusate, ho toccato il microfono. Speriamo che non ho fatto troppi danni. Non sono ancora abituata. Comunque, fatemi sapere piuttosto che cosa ne pensate di quest'audio. Non lo so, ragazzi, a me non convince tantissimo. Lo sento un po' ovattato. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questo microfono. Naturalmente molte clip che sono state fatte in audio non c'era il microfono, quindi potrete sentire effettivamente la differenza. Stefano ha preso degli spaghetti aglio, olio e polpo. Aglio, olio, peperoncino e polpo. Veramente buono, devo dire, veramente buono. E poi, come antipasto, che me lo sono scordata, ve lo metto subito, ha preso della bresaola con del formaggio, qualche salsa, no, non me lo ricordo. E come dessert, che ha preso solo lui perché sempre io sono a dieta, ve lo ricordo, lui ha preso un tiramisù alla birra. Effettivamente mi ha detto che la birra si sentiva leggermente, era un tiramisù normale di base. Comunque, tutto questo per un occhio della testa. Giustamente si fanno pagare. E poi niente, siamo andati a letto, ci siamo sistemati e siamo ripartiti la mattina per risalire di nuovo sulla neve. La colazione devo dire che è stata veramente molto soddisfacente. Era allora un buffet ma al tavolo praticamente, quindi ti mettevano tutte queste cose al tavolo, come potete vedere dalla clip, dai formaggi ai salumi, alle uova, alle cose dolci. Veramente mi sono divertita tanto e la mia glicemia era pure molto contenta. Comunque, e poi siamo, dopo aver finito, dopo esserci riempiti, almeno io personalmente come un uovo, ci siamo sistemati. Naturalmente abbiamo sistemato tutte le camere, abbiamo raccolto tutte le cose e abbiamo sistemato tutto in macchina. Noi l'avevamo fatto già prima di andare a colazione, così poi abbiamo preso direttamente le macchine e siamo saliti nuovamente sulla neve. Qui siamo stati un'oretta e mezza, due orette, e poi siamo saliti di nuovo a mangiare in una tavola calda, dove c'erano un po' di primi, un po' di secondi, un po' di antipasti. Abbiamo mangiato veramente molto bene e a costi un pochino più bassi rispetto al ristorante. E niente, poi ci siamo salutati e siamo ripartiti verso casa. Aggiornamento ore? Che ore sono? Ma perché quando inizio ogni volta il video entriamo in galleria? E non lo faccio apposta. Che ore sono? Le 4:30, giusto? Sì. Aggiornamento ore 16:30. 15:30. Ah, buono, quindi arriviamo presto a casa. Abbiamo mangiato, però non mi ricordo. C'è un po' di caos comunque con questi video aggiornamento. Cercherò di fare un po' di ordine in post produzione col video mentre lo monto. Comunque stiamo tornando a casa e sto piovendo fuori. E qui qualcuno rischia che gli entri una mosca nella bocca. Aspettate che aspetto che esco dalla galleria, se no non mi vedete. Oh no, è una galleria lunghissima. Che palle. Quasi, siamo quasi usciti. Mamma mia come piove. Ma proprio il tempo è cambiato, siamo... Non so se vedete o se vi sentirete male. Comunque, siamo partiti col sole e piove veramente tanto. Aspettate, giro. No, non vedete niente. Ok. E siamo andati sulla neve, ma sicuramente avrete visto delle clip. Siamo andati anche stamattina. E poi siamo andati al parco giochi quando siamo scesi dalla neve e siamo andati a mangiarci qualcosa in una tavola calda che c'era praticamente di fronte al parco giochi e poi siamo partiti per non arrivare troppo tardi a casa, così ci sistemiamo un pochino, ci laviamo e ci possiamo rilassare un po' prima che rinizi di nuovo domani una settimana di lavoro dura e intensa. Quindi niente, vi aggiornerò quando saremo a casa. Fortunatamente Leonardo ha dormito quasi tutto il tempo e perché gli ultimi 10 minuti di strada da casa ha iniziato a urlare, a piangere, che era stanco. Giustamente non era abituato, i suoi ritmi sono stati un pochino sballottolati e quindi era un po' nervoso. Aggiornamento 19:20. Siamo tornati a casa, ma già comunque da qualche ora. Abbiamo sistemato tutte le valigie.
ci siamo sistemati, no, ci siamo lavati, ci siamo cambiati e niente, adesso stiamo preparando qualcosa da mangiare e poi penso che collasseremo sul divano per riposarci un po', perché siamo proprio stanchi, almeno noi adulti. Leonardo sembra che le batte, anche perché per la strada di ritorno lui ha dormito, quindi si è ricaricato, quindi noi siamo stanchi e non vediamo l'ora di coricarci. Lui invece è carichissimo. E niente, volevo solo, non lo so, volevo documentare un po' questi due giorni sulla neve, solo che effettivamente non eravamo proprio da soli e quindi io un pochino mi vergognavo a fare diverse riprese, avrei parlato un po' di più nel vlog, però mi dovevo effettivamente limitare a quando ero da sola in camera, in macchina, e quindi non lo so, spero che comunque sia venuto qualcosa di carino, anche solo per farvi vedere qualche paesaggio, qualche clip di noi sulla neve, ecco. E niente, spero che vi abbia fatto un po' di compagnia, a prescindere da quanto effettivamente ho parlato. Ho cercato di riprendere quasi tutti gli step, però non ci sono riuscita benissimo. E ripeto, ancora sono i miei primi vlog, sto cercando di riuscire a trovare, non lo so, un modo comunque di metterli in ordine, di dargli un senso. E quindi niente, direi che è finito. Spero che vi sia comunque piaciuto, abbia fatto un pochino di compagnia. E se vi è piaciuto effettivamente lasciate un mi piace. E se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!